Cari amici e amiche, benvenuti a questo nuovo video. Come potete notare, siamo tornati qua nel nostro amato bosco che si è colorato dei colori dell'autunno, quindi c'è molto poco verde, oggi c'è tanto giallo, tanto marrone, ma passiamo subito all'argomento del video. Perché oggi vorrei rispondere a una domanda un po' particolare, e cioè, è possibile che il tuo nome di battesimo influenzi in qualche modo la tua vita? Sembra una domanda un po' strana, a cui ti dirò subito che non risponderò né sì né no. Quindi ti consiglio proprio di proseguire nella visione del video, perché la risposta sarà un po' più articolata, però ti voglio anticipare da subito che effettivamente ci sono dei casi in cui questo succede. Se sei pronto quindi a iniziare questo nostro metaforico viaggio nel modo in cui il nostro nome può influenzare il corso della vita, mini sigla e poi iniziamo. Passiamo subito a rispondere alla domanda, ma prima, come sempre, voglio presentarmi molto velocemente. Io sono Elvio, questo è Spiragli di Luce, che è il canale di un progetto che ormai da 7 anni aiuta ognuno a evolvere verso la migliore versione di se stesso. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la lettura del tema natale in chiave evolutiva, lo facciamo attraverso le costellazioni familiari e poi attraverso dei percorsi individuali che vengono costruiti ad hoc, vengono cuciti intorno alla persona. Chiarito questo, ti dirò che la risposta a questa domanda così particolare ha a che fare proprio con il secondo di questi 3 ambiti di cui ti ho appena parlato, e cioè le costellazioni familiari. Per chi non conoscesse le costellazioni familiari, ho fatto un video qualche tempo fa proprio in questo luogo, ma in un momento in cui era molto più verde di adesso, e te lo lascio qua sopra. Do per scontato quindi che hai già più o meno un'idea di come funziona questo metodo, e quindi andiamo adesso a rispondere alla domanda. L'influenza sì, ci può essere, soprattutto nei casi in cui il tuo nome di battesimo corrisponde al nome di un tuo avo. È come se noi raccogliessimo in parte il destino di questa persona. Un ragazzo si può chiamare Alberto perché, ad esempio, suo nonno si chiamava Alberto. Una ragazza si può chiamare Francesca perché la nonna si chiamava Francesca, oppure a volte il nome può anche passare dai maschi alle femmine e viceversa. Nel mio caso, ad esempio, io mi chiamo Elvio perché Elvira era la mia bisnonna. E quando succede che viene dato lo stesso nome, c'è la probabilità che in parte noi raccogliamo il destino di questa persona, cioè prendiamo su di noi una parte di quello che lui, ad esempio, faceva nella vita, una parte dei suoi blocchi, anche una parte delle sue vocazioni, dei suoi talenti. Quindi può avere un connotato sia un po' più positivo che più negativo. In generale, diciamo che l'aspetto che va sanato riguarda il fatto che se stai seguendo il destino di uno che è venuto prima di te, significa che non sei libero al 100%, stai ripetendo appunto le esperienze di vita di qualcun altro. Ora, io so che, soprattutto se magari è la prima volta che senti parlare di queste cose, potrebbe sembrare un po' impossibile, però impossibile non è nel momento in cui noi smettiamo di ragionare solo con la razionalità e ci ricordiamo il grandissimo potere che ha l'inconscio. L'inconscio ha un potere smisurato, e spesso le scelte che fai nella tua vita non sono scelte ragionate al 100%, non sono scelte basate sulla razionalità, ma sono scelte che si basano su qualcosa che agisce in un modo più profondo dentro di te, un qualcosa di cui puoi essere più o meno consapevole, un qualcosa appunto di
inconscio. E allora che cosa accade? Ti faccio un esempio. Poniamo che un bambino muore, purtroppo una volta era un caso abbastanza frequente nelle famiglie, quindi questo bambino muore e il suo nome viene dato a un fratello. Questo ad esempio è successo nella mia famiglia. C'è stato un bambino che si chiamava Arturo, che è morto, e a un certo punto c'è stato un altro Arturo che invece ha vissuto e ha preso il nome del bambino che purtroppo, a causa, credo, di una malattia, se ricordo bene, credo di una polmonite, ai 2 anni di vita purtroppo ha dovuto lasciare questo mondo. Tra l'altro voglio anche aprire una parentesi: questo fatto può valere anche per le aziende, i negozi, le attività hanno un nome, e quando si va a dare il nome di un'attività che è fallita o ha chiuso, si dà lo stesso nome alla nuova attività, e a volte ci sono dei problemi. Voglio anche lanciare così una domanda, quindi lanciamo bricioline di pane che poi andremo a seguire nel nostro percorso e a dargli anche delle risposte. La briciolina è questa. Tutto questo che sto dicendo è una sorta di legge matematica, cioè ogni volta che c'è un nome che viene dato a un bambino, a una bambina, questo nome apparteneva a qualcun altro, è automatico, è matematico che ci sia un collegamento e che si raccolga il destino? E risponderemo tra un attimo a questa domanda, quindi prosegui nella visione del video, perché ti voglio dire una cosa: se questi argomenti ti interessano, io ti suggerisco come prima cosa di dare like a questo video. Aiuti veramente tanto il canale a svilupparsi, a far arrivare nuove persone. E poi so che ci sono tante persone che guardano i video di Spiraglie di Luci ma non sono iscritti, quindi ragazzi, iscrivetevi, aiutatemi a far crescere questo canale. Il vantaggio nel farlo è che nei prossimi mesi ho intenzione di pubblicare veramente tanti video, quindi il canale diventerà molto più ricco e molto più bello di quello che è adesso. Ma andiamo quindi a seguire queste bricioline, come nella fiaba di Pollicino, e rispondiamo alla domanda: se c'è una sorta di legge matematica che dice che se ti chiami come ad esempio una persona che è deceduta, prenderai il destino di questa persona. Nella mia esperienza direi di no. Diciamo che è una sorta di campanello d'allarme. Se noi vediamo che nella tua vita, ad esempio, qualcosa non va e scopriamo che il tuo nome potrebbe essere anche il secondo nome, è quello di tuo nonno, tuo zio, il tuo bisnonno, non direi che c'è proprio un'equivalenza matematica, quindi sì, al 100% tu diventi come quella persona, direi però che è un indizio. Guardare nella direzione di quella persona è qualcosa di molto importante. Ragazzi, siamo quasi a Natale, c'è un freddo becco, quindi fammi coprire almeno le gambe, poi tra poco finiamo prima che mi congelo definitivamente. Ma mettiamo un'altra briciolina, quindi un'altra briciolina di pane nel percorso di Pollicino, che sarà un'altra domanda a cui risponderò alla fine del video, cioè come si risolve tutto questo. Probabilmente io sono influenzato da qualcuno che è venuto prima di me. Che cosa posso fare? Continua nella visione del video, perché ho altre cose che ti voglio dire, ma poi ci arriveremo. Ti anticipo che la risposta è attraverso una costellazione familiare. Torniamo un attimo al caso dell'azienda oppure del negozio. Può capitare a volte che a un nome ci si affezioni, soprattutto quando quel nome magari è conosciuto dalle persone, e allora succede che magari nasce una nuova azienda o un nuovo negozio, ma semplicemente perché fisicamente sta nello stesso posto gli viene data il nome dell'attività che c'era prima. Oppure può accadere che se il nonno ha fondato un'impresa e a un certo punto però questa impresa chiude, ma i nipoti ne aprono un'altra, la aprono dandogli lo stesso nome che gli ha dato il nonno. Quando l'attività stenta a decollare, è come se questo nome possedesse anche una quota di energia che fa sì che il fallimento di quell'attività si trasferisce anche nella nuova attività. Ma perché questo accade?
andiamo a vedere le ragioni. Le ragioni ti anticipano molto a che fare proprio con quello che ti dicevo all'inizio, cioè con la nostra parte più profonda, più inconscia. Ti farò un esempio forse un po' estremo, che però ci aiuta a comprendere come stanno le cose. Chi ha vissuto un lutto, chi ha vissuto la scomparsa di una persona cara, sa che anche semplicemente sentire il nome ci fa sussultare per tanto tempo, per mesi, soprattutto se era una persona a cui volevamo molto bene, un familiare ad esempio. Prova a immaginare nei casi in cui, ad esempio, come dicevo prima, nelle famiglie c'era la morte di un bambino, una cosa che succede anche adesso in realtà, però adesso succede meno. Adesso potrebbe accadere, ad esempio, anche negli aborti, no? Che viene deciso quasi in anticipo il nome, però poi c'è un aborto spontaneo e quindi quest'anima non si incarna. Quel nome che era stato deciso per quell'anima viene dato al bambino che invece poi nasce. Che cosa succede? Che se noi sussultiamo, semplicemente per il suono del nome di una persona che è scomparsa, che non c'è più, prova a immaginare che cosa significa chiamare quel bambino dovendo pronunciare quel nome. È chiaro che nessuno di noi penserebbe a quello che non c'è più, però appunto non bisogna sottovalutare il ruolo dell'inconscio, perché anche se tu non ci pensi a quella persona, ci sta che una parte di te internamente continui a sussultare, e quindi quello che inconsciamente andiamo a trasmettere a quel bambino è un pochino anche il dolore della perdita. È chiaro che è molto più complesso di così, però intanto volevo fare un primo video e così iniziare a suggerire l'idea che quando c'è qualcosa che non sta fluendo e c'è un nome in comune con qualcuno che è venuto prima, guardare nella direzione di quel qualcuno è una buona idea. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire. A tal proposito, vi invito a usare lo spazio dei commenti. Quindi anche adesso potete mettere stop al video . Lasciate qua sotto un'esperienza. Se ad esempio vi chiamate come vostro nonno, se ti chiami come un tuo avo, come un tuo antenato, hai l'istinto ad andare all'estero e questa persona che si chiamava come te ha vissuto fuori dalla tua regione, fuori dall'Italia per tutta la vita, ecco che già questo potrebbe far nascere un sospetto. Fermi tutti, non ve ne andate ancora perché ci manca un pezzettino. Infatti, se vi ricordate, avevo detto nel video che alla fine avrei detto sì, ma come si risolve tutto questo? Cioè, una volta che abbiamo preso atto che c'è una storia che si ripete, che siamo legati attraverso il nome a un nostro antenato, come facciamo a risolvere? La soluzione, come avevo un po' accennato, sta proprio nello svolgere una costellazione familiare. L'idea fondamentale è che nella costellazione noi andiamo a onorare questo antenato, questo membro della nostra famiglia, ma al contempo abbiamo bisogno di un rituale che ci faccia comprendere innanzitutto a noi stessi, che porti nel nostro cuore, nel nostro inconscio, la nozione che lui era lui, o se era una lei, lei era lei con la sua storia e la sua vita. Tu sei tu con la tua storia e la tua vita. Ogni costellazione è fondamentalmente un rito in cui andiamo a ricreare questo equilibrio, e di solito consiste proprio in questo, nel ringraziare questo avo e al contempo però dire o fare qualche cosa che in modo allegorico aiuti a capire che quella è la sua storia e questa è la nostra storia. Detto questo, grazie di essere stati qui. Io sono Elvio e vi mando un grande abbraccio pieno di spiragli di luce.